giornate che la WISP fa di integrazione, movimento. Oggi si fa danza africana, per cui in questo momento storico dove l'accoglienza è sempre vista soltanto da una parte, siamo noi che accogliamo, no? In questo periodo. E oggi siamo stati noi accolti dall'Africa e dalla cultura africana. Si parla sicuramente sempre di povertà, perché non si può negare che in Africa c'è povertà, ma c'è tantissima ricchezza, una grande cultura e una grande accoglienza. Oggi abbiamo imparato tanto da questi nostri maestri. Danza africana è la cosa più bella che faccio, è l'incontro più bello che ho avuto nella vita. È una danza molto particolare perché è faticosa, stancante, si salta, c'è il tamburo, è molto energizzante, energetica e racconta la vita, per cui è ogni volta danzare significa non soltanto movimento, non soltanto danza insieme, ma anche un'accoglienza, un incontro con un'altra cultura e soprattutto un incontro col proprio corpo, per cui un avvicinarsi a noi tramite gli altri. La WISP si è resa molto disponibile già da subito per questo tipo di evento, che prima cosa richiede la libertà di fare un grande rumore e poi perché è un tipo di approccio sociale allo sport, quindi era l'ideale per il fatto che per noi portare questi eventi non è soltanto danza, movimento, divertimento, ma è anche cultura. Ci siamo un po' perduti. E loro, grazie alla loro cultura veramente profonda, ancestrale, millenaria, che propagano per i secoli, raccontandosi la memoria di tutte le dinastie, ci portano questo grande dono che è un rapporto sano, felice, gioioso col corpo, con la salute, ma anche con il ritmo, con la musica e soprattutto con la socialità. Quindi lo stare insieme facendo qualcosa di bello, e divertendosi e imparando che la diversità è contributo, è ricchezza.